Che sei stanca? Dai, ancora 2 minuti di pazienza, siamo quasi arrivati. Certo che me la potresti pure dare una mano, eh. Se tratta dei soldi, non c'ho una lira. No, non voglio soldi. Allora va bene. Ti devo chiedere un favore. Ma è successo qualcosa? No, no. Cioè sì, ma 5-6 anni fa. Te sei ricordato presto? Tu lo sai che c'è un fratello, no? Sì, ma hai detto, è un ragazzo disabile. No, non è disabile. C'ha un problema che non si riesce a capire bene così. Ma gli è successo qualcosa? No. Cioè sì. Massimo, no, cioè sì, sì, cioè no. Parla tranquillo, vediamo che si può fare. 5 anni fa l'hanno chiuso in un manicomio giù dalle mie parti. E a me sto fatto non è mai andato giù perché lui doveva restare a casa con tutta la famiglia. Vabbè, ma magari hai pensato che per tua madre poteva essere una situazione complicata. Per una mamma un figlio non è mai un peso, neanche se è un assassino. Figurati se hanno poche scelte. E chi ci ha portato? È una storia lunga, ci divaghiamo troppo. Ma perché? C'è impegni? I miei hanno avuto delle discussioni con i vicini, soprattutto per quello che facevo io e via dicendo. E loro un giorno per vendicarsi lo hanno denunciato alle autorità che se lo sono venuto a prendere. Ma il problema non è questo, G. È che io vado e me lo piglio. Come tu lo pigli? E se può fare? Cioè, non è più questione se si può o non si può fare. Io non ci dormo la notte, l'ha già fa. E te sei sicuro che fuori da là starebbe meglio? 3 giorni fa ho chiesto ad un amico di entrare nel manicomio e di vedere. E che ha visto? Tutto G troppo. Ah, Massimo, io ho bisogno che te parli chiaro perché sennò non te capisco. Cioè, immagina di avere un fratello. E viene a sapere che lo tengono legato ad un letto in una cella sporca. Dove neanche i topi entrerebbero perché la puzza arriva prima dell'aria. Con una luce a neon puntata addosso che non si capisce quando è giorno, quando è notte. Che ogni verso che fa, oppure solo Dio lo sa perché, gli infermieri entrano e la boffa ne è mazzata. E lui non capisce. Da una parte è meglio che non capisce. E un giorno sì, un giorno no, gli scaricano la corrente nel cervello. Ho capito. Senti, in coda la lettera che mi ha mandato sto ragazzo che mi ha scritto. Ma per farti capire a fondo, compagno mio, non trovo parole. Le prendo in prestito da primo Levi, che meglio non saprei spiegartelo. Si immagini ora un uomo a cui insieme con le persone amate vengono tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine. Letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno. Dimentico di dignità e discernimento. Quello che accade facilmente a chi ha perso tutto, di perdere se stesso. Ma forse hai capito, G. Che vuoi fare? Te l'ho detto. Vado e me lo prendo. Parto tra un'ora. Tra un'ora? Ma come facciamo? No, come facciamo, G. Come faccio? Vado da solo, è già tutto organizzato. Non è questo il favore che ti chiedo. E qual è? C'è una volta che l'abbiamo portato fuori di là, casa mia è il primo posto dove verrebbero a cercare. O va a nascondere qua? Vabbè, G. Come non detto. Ma tu ti sei reso conto di che hai a dire? Ma mi stai pigliando in giro? No, a me pare che sei te che stai a prendere in giro a me. Ma che non vedi che ci vengano a perquisi tutti i giorni? Io mi sono affezionato più al comandante dei carabinieri che a mia madre. Ma non può aspettare qualche mese. Ci sono venuto a chiederti un favore, non un parere. O è sì o è no. A me mi pare che no. E non ti preoccupare. Ti voglio bene lo stesso, senza rancore. E vabbè, dai. Vestito e stronzo. Dove andiamo? Accompagna alla stazione.
spaventato, lo sai. Sì, scusa Martì, ci ho avuto paura che mi seguivano, ho cambiato strada. Ma che sta diventando paranoico? Vorrei vederti. State zitti. Allora? Tutto a posto. Gliel'hai consegnate? Come no, ma ha chiesto lui. Hai visto dove l'ha nascoste? Oh, hai sentito che ti ha detto che sei diventato sordomuto? Non so andare nascoste. Ma che cazzo senti? Ma ormai non stanno dentro al comitato. No, Martino, stanno dentro al comitato perché ha preso e se è portate fuori. O vedi che è successo a fidarsi di cani? Che prima o poi ti pisciano addosso. Sì, ma è una questione dei giorni, giuro su Dio che me lo faccio dire. È una questione dei giorni! Spiegatiglielo voi, che io già ho perso troppo tempo con questo. Che mi devono spiegare? Zitto, andiamo, se ne va. Questo ci avevo sperato che se lo tenevano. E invece eccomi qua. Senti, ma a parte gli scherzi, come stai? Bene, grazie, adesso bene. Però sta dentro di sti periodi una cosaccia. Perché male ti hanno giattato? Un po' di botte ci ho prese, sti infami. È solo che poi non ho capito perché mi hanno tenuto dentro così tanto. Vabbè, ma te dovevano far uscire, che si inventavano? E comunque gli avvocati del soccorso rosso hanno fatto un lavorone, eh? Lo so, a proposito, grazie, Lady. Ma di che, lascia stare. Non mi pare vero di star qua, dentro il tempo non te passa mai. Ma falla finita per una volta che ha fatto una cosa da uomo. Io però, ancora non l'ho capito come t'hanno beccato. Lo so, stavamo al bar tranquilli, sono entrati a botta sicura, mi hanno porcato e mi hanno caricato una camionetta. Oh, pareva che lo sapevano che stavo là. Vabbè, va, mo ci pensiamo, beviamo che è meglio. Ah, salute. 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 Oh, Gima, Filippo? Lo sai pure io che lo cerco tutto il giorno, dove sta? Non lo so, pure io lo sto cercando tutto il giorno. Vabbè, lo sai com'è fatto, dai. Tutti io, eh? Che okay. Vieni. Dove? E vieni. Ma dove? Vieni. Allora? Mo me lo dici perché siamo venuti fino a qua? Sì, volevo sapere se questo telegramma è opera tua. Dipende. Da te. Da quello che c'è scritto. Mio Eskimo sente nostalgia, pelucchi tuo poncio peloso, stop. Può essere che sono stato io. Senti, ma te ne prendi tutte le responsabilità? Perché? Qual è la colpa?